abbiamo chiesto di parlarvi, di parlare ai cittadini, in merito al cosiddetto decreto salvabanche, che è stato poi inserito nella legge di stabilità, sul quale abbiamo fatto poi diversi emendamenti, molti dei quali sono stati accantonati. Purtroppo però siamo un pochino pessimisti. Accantonati sarebbe una buona notizia, nel senso che poi magari verranno ripresi in considerazione in un eventuale subemendamento del governo. In realtà siamo un pochino pessimisti, viste le ultime notizie sul decreto salvabanche e sull'aiuto che si vuol dare a risparmiatori, obbligazionisti, obbligazionisti che hanno appunto comprato obbligazioni di queste quattro banche, che fino a un giorno prima magari del decreto salvabanche che ne ha decretato il fallimento, hanno magari convertito azioni o titoli più sicuri per acquistare proprio le azioni subordinate. Questo perché? Perché molti si sono fidati dei propri direttori di banca, si sono fidati di persone che magari conoscevano da 20 anni. Ebbene, non è possibile che con questo decreto sia stato decretato il fallimento dall'oggi al domani e che molte persone abbiano perso così tante risorse, si parla anche di 100.000 euro a persona, a famiglia. Ricordiamo un attimo i numeri, si parla di 130.000 appunto tra obbligazionisti e risparmiatori, più di 1 miliardo di perdite, riguardo al settore diciamo retail, quindi dei piccoli risparmiatori obbligazionisti, si parla di 780 milioni. Secondo noi è necessario che qualcuno paghi, perché queste persone sono state secondo noi truffate. Quindi è importante che ci sia un'azione di responsabilità o del governo o di altre istituzioni, come ad esempio anche le istituzioni bancarie. Delle soluzioni ne parleremo in modo più approfondito grazie a questa conferenza stampa, non aggiungo nient'altro e lascio la parola ad Alessio Villarosa. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Io vorrei analizzare più che altro le tesi sollevate sia dal governo che dalla maggioranza e le accuse fatte alle nostre proposte. Perché davanti a 130.000 persone messe sul lastrico dalla sera alla mattina, perché noi questo non dobbiamo dimenticarcelo, dalla sera alla mattina, che avevano obbligazioni che probabilmente non avrebbero potuto neanche cedere, perché alcune obbligazioni le subordinate prima dei 5 anni non possono essere vendute. E parliamo di obbligazioni che 5 anni fa probabilmente avevano un rating basso o al massimo medio. Seconda cosa particolarmente importante è che mai nessun obbligazionista o azionista ha pagato così in Italia. Mai, non è mai accaduto. Questo è un precedente ed è un precedente che viene giustificato dall'introduzione del decreto legislativo 180 del 2015, ovvero il bail-in, la BRRD, la direttiva Bank Recovery Resolution. Allora, noi dobbiamo fare delle precisazioni. Punto primo, il governo poteva dire di no, sì, poteva dire di no ad esempio come ha fatto Olanda, Polonia, Romania e Svezia, perché questi quattro stati ancora non hanno recepito la BRRD. L'Olanda fa parte dei paesi fondatori, anch'essa è stata deferita alla Corte di Giustizia il 22 ottobre 2015 proprio perché non ha recepito la BRRD. E perché nessuno deve pagare? Per un semplice motivo, se voi prendete l'articolo 106 del decreto legislativo 180, quindi sempre questo riguardante il bail-in, che parla di entrata in vigore, voi potete leggere tranquillamente che le disposizioni contenute nel titolo quarto, capo quarto, sezione terza, si applicano a partire dal 1 gennaio 2016. Questo per dire cosa? Per dire che oggi il bail-in, la procedura di bail-in e l'utilizzo del fondo di risoluzione non è ancora legge dello Stato, fino al 1 gennaio 2016. Quindi non voglio più sentir parlare nessuno che mi dice noi abbiamo dovuto mettere in campo questa procedura perché è legge dello Stato. Legge dello Stato dal 1 gennaio 2016. Vista la debolezza di questa tesi, che il governo prima ci ha provato, ha detto no, noi non potevamo utilizzare il fondo di tutela a depositanti perché eravamo obbligati a utilizzare il fondo risoluzione perché il fondo tutela depositanti utilizzare il fondo tutela depositanti significa fare aiuti di Stato. Allora,
voi naturalmente sapete gli aiuti di Stato da quale articolo sono regolati, e sono regolati dall'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che riprende l'articolo 88 del TCE. Quindi parliamo degli anni 90, ma del TFUE dal 2008. Quindi gli aiuti di Stato sono in vigore dal 2008. Il Fondo tutela depositanti ha lavorato dal 2008 fino ad oggi. Quindi cosa significa questo? Che se non erano aiuti di Stato fino a pochi mesi fa, non possono esserli neanche oggi. Perché loro dicevano che il Fondo tutela depositanti utilizzato potevano essere richiamati gli aiuti di Stato dall'Europa? Perché la contribuzione del Fondo tutela depositanti è obbligatoria. Allora vi dico un'altra cosa. Il Fondo risoluzione, quello utilizzato, prevede una contribuzione obbligatoria. Cioè stanno cercando continuamente di sollevare tesi e appellarsi a delle leggi che però o non sono in vigore o non possono essere applicate. Cosa ha fatto il Fondo tutela depositanti? Il Fondo tutela depositanti, per rimuovere questo problema, questo ostacolo che il governo gli sollevava, perché Maccarone, il presidente del fondo, è venuto qua e ci ha detto: no, io ero pronto a salvare Banca Marche e Carife. A marzo 2015 Maccarone col Fondo tutela depositanti stava iniziando a procedere col salvataggio di Banca Marche. Quindi il Fondo tutela poteva essere utilizzato. Quindi il Fondo tutela depositanti poteva salvare obbligazionisti e azionisti. Per quel azionisti, ricordiamoci che quando c'è un aumento di capitale perdono valore. Quindi anche aumentando, anche facendo un aumento di capitale, gli azionisti di cui si parla di questi azionisti come se fossero dei banchieri internazionali, più e più volte anche colleghi ci hanno sollevato il problema: voi volete salvare i banchieri, ma se erano 90.000 gli azionisti di queste quattro banche, stiamo parlando di 90.000 banchieri? Solo in queste quattro banche? Sono dipendenti, sono cittadini che sono stati consigliati male da amministratori che stanno pagando tutti. Stanno pagando davanti alla legge. Perché una banca fallisce, è quasi impossibile che una banca che lavora bene fallisce. Quasi impossibile. Parlavamo prima con un amico giornalista che mi diceva: tantissimi, quasi tutti gli articoli di giornale in questi anni hanno sempre detto che il sistema bancario italiano è solido. Insomma, bisogna fare... Bravissimo, grazie per il lancio. Dal 1936, quindi con la legge bancaria messa in campo nel 1936, che ha visto, che ha operato fino al 1992, non abbiamo mai avuto situazioni di questo genere. Le abbiamo iniziate ad avere solo dopo il 1992. Comunque, torniamo a noi. Il Fondo tutela depositanti poteva essere utilizzato. Gli aiuti di Stato non possono essere sollevati. E allora perché il governo non ha salvato, come hanno sempre salvato, oppure il sistema bancario non ha salvato, come ha sempre salvato, gli obbligazionisti? E allora mi viene da dire, e concludo, perché mi piacerebbe che mi faceste delle domande, perché questi sono i punti che il governo usa per difendere la propria tesi. Quindi, siccome l'abbiamo smontata, e la possiamo continuare a smontare, mi piacerebbe avere delle altre domande. Quindi concludo. Lo scopo, mi viene da pensare, è molto semplice. Col fondo tutela o col bailout, probabilmente delle banche poi avrebbero potuto acquisire queste banchette, ma lo dovevano fare con le sofferenze. Invece cosa facciamo? Prendiamo queste banchette, le ripuliamo dalle porcherie, dalle sofferenze, e poi le rivendiamo sul mercato belle pulite a un prezzo stracciato. È diabolico, però sinceramente non mi stupisco più di niente in questo paese. Grazie. Grazie Alessio. Io provo a fare il punto sulle soluzioni che abbiamo proposto in Commissione Bilancio, e che ci sono state, appunto, come dicevo prima, in parte accantonate, ma temiamo... abbiamo un approccio un pochino pessimista a questo accantonamento, non siamo molto fiduciosi. Le nostre proposte sono, come accennava prima Alessio, semplici e utilizzano delle cose che sono già state utilizzate in passato.
Innanzitutto abbiamo il fondo di tutela dei depositanti, il fondo interbancario. Ecco, questo fondo secondo noi potrebbe tranquillamente essere utilizzato. Come ha prima accennato Alessio, anche il presidente del fondo è venuto a dirci in audizione che tranquillamente poteva essere messo in atto un salvataggio, così come è stato fatto in altre questioni, come ad esempio per Banca Tercas, dove sì, è in atto un contenzioso con la Comunità Europea, con la Commissione Europea. Però secondo noi non è sufficiente per dire che non si poteva utilizzare. Quindi secondo noi si poteva utilizzare il fondo. Non vogliamo utilizzare i contributi obbligatori? Potevano essere tranquillamente dei contributi volontari da parte del mondo bancario, anche perché non ci rendiamo conto, ma forse il governo se ne sta rendendo conto in questi giorni, del danno che è stato creato all'intero sistema bancario, perché tutti gli obbligazionisti stanno perdendo fiducia nelle proprie banche e nessuno più ormai avrà il coraggio di comprare delle obbligazioni subordinate, e questo potrà creare veramente un danno all'intero sistema bancario. Quindi secondo noi è giusta anche un'azione di responsabilità da parte delle stesse banche. In alternativa all'utilizzo del fondo interbancario dei depositanti ci potrebbe essere un finanziamento fatto dal MEF, un finanziamento fatto al 3% verso queste banche per riuscire a coprire quanto necessario, per coprire quantomeno gli obbligazionisti, e vediamo come e se coprire anche gli azionisti. Un finanziamento grazie al quale, se nel caso in cui non venisse restituito, lo Stato potrebbe tranquillamente entrare nell'azionariato di queste quattro banche. Quattro importanti banche del territorio, che secondo noi vanno tutelate, non peraltro perché fanno la raccolta sul territorio e prestano, hanno sempre prestato comunque talvolta in modo magari non proprio corretto, e anzi abbiamo letto sui giornali parecchi articoli riferiti ai fidi facili fatti da queste banche. Però è importante che vengano preservate, perché devono continuare a fare la raccolta e investire nelle piccole e medie imprese del territorio. Se queste banche verranno invece, come è presumibile che sia, acquistate da grandi gruppi bancari, è facile che verranno praticamente troncate, e quindi verrà a mancare un pezzo fondamentale della finanza di questi territori. Non è un bailout. Molti ci accusano che finanziare le banche in questo modo è un aiuto di Stato, è un bailout mascherato. No, non è un bailout, perché i soldi verranno restituiti, e nel caso in cui non venissero restituiti lo Stato entra nell'azionariato, e questo è fondamentale. È stato fatto per Monte Paschi di Siena, i soldi sono stati restituiti e lo Stato ci ha anche guadagnato. Nel caso non fossero stati restituiti, lo Stato tranquillamente entrava nell'azionariato di Monte Paschi di Siena. E secondo noi è importante, visto che noi parliamo spesso di nazionalizzazione della Banca d'Italia e anche di una parte del settore bancario, potrebbe essere l'inizio, potrebbe tranquillamente essere l'inizio. In più, alternativa, punto terzo, utilizzare i dividendi di Banca d'Italia. Banca d'Italia ancora oggi, con il famoso decreto Unione Banca d'Italia, destina agli azionisti, che avrebbero dovuto ripartire le quote in un numero maggiore di azionisti, e questo non è ancora avvenuto, ok? Si spartiscono un utile pari al 6%, molto alto, ok? Secondo noi questo utile potrebbe essere tranquillamente utilizzato per persone che sono state praticamente truffate, come accennato prima, dalle proprie, in modo subdolo, diciamo, o dalle banche o dalle istituzioni che non hanno vigilato abbastanza bene su quello che è successo durante la vendita di queste obbligazioni, ok? Secondo noi è giusto che l'istituzione più importante del settore bancario, che avrebbe dovuto vigilare sull'erogazione, sulla diffusione di queste obbligazioni, non l'ha fatto. Ecco, Banca Italia potrebbe, attraverso i dividendi distribuiti ai propri soci, riuscire a risanare questa situazione e porre rimedio attraverso una riduzione dal 6% al 3% degli utili divisi tra gli azionisti di Banca d'Italia. La bad bank, la famosa bad bank di cui tanto si parla e non si sa nulla, se non quanto scritto in un comunicato di Banca Italia che troviamo tranquillamente su internet. Se leggete attentamente il comunicato, leggete che si è costituita una bad bank. Ma chi l'ha costituita? L'ha costituita Banca d'Italia? L'hanno costituita il fondo? L'ha costituita i tre azionisti del fondo, i tre fondamentali azionisti del fondo che hanno versato le principali risorse? Mi riferisco alle tre più grandi banche italiane. Si è costituita in che modo? Chi gestirà le sofferenze? Perché questo è quello che farà la bad bank. Gestirà le sofferenze provenienti dalle quattro grandi banche, che ricordiamo, sofferenze con un valore nominale di 8 miliardi e mezzo, svalutate a 1,5 miliardi, e questa è l'erogazione che dalla bad bank verrà assicurata alle nuove quattro banche, 7 miliardi di svalutazione, badate bene, fondamentale la svalutazione, perché su questi 7 miliardi le quattro nuove banche potranno ricavarne aiuti fiscali pari quasi almeno al 30%. Aiuti fiscali che potranno essere uno sconto sulle tasse che andranno a pagare se divideranno utili, oppure monetizzabili, 2 miliardi quasi monetizzabili, nel caso in cui le banche fossero in perdita.
Loro ci dicono che non verranno utilizzati i soldi dei cittadini, in realtà i soldi dei cittadini vengono utilizzati perché questi 7 miliardi di svalutazione peseranno tantissimo sulle casse dello Stato. Loro, intendo logicamente il governo e partiti di maggioranza, continuano a dirci che non verranno utilizzati i soldi pubblici, in realtà il bailout è mascherato e verrà attuato attraverso l'utilizzo della svalutazione legate alle sofferenze. Le sofferenze possono, queste svalutazioni, queste sofferenze potranno essere messe per un periodo di tempo molto, ma probabilmente è già trascorso questo periodo di tempo, perché secondo me, io non ne sono certo, ma la Bad Bank l'ha già costituita, quindi le sofferenze sono già transitate attraverso le 4 nuove banche, sono finite nella Bad Bank, ma nelle 4 nuove banche hanno lasciato i 7 miliardi di svalutazione che è stato trasformato in crediti d'imposta, soldi dei cittadini. Ok. In ultimo, se non riassumere quanto è successo in queste ore. È successo innanzitutto un recepimento di una direttiva europea nel giro di poche settimane. Questa direttiva l'hanno già fatta entrare in funzione anticipandone gli effetti, quando invece gli effetti dovevano entrare in funzione a gennaio 2016. Sempre governo e maggioranza ci dicono no, ma il decreto 180 è già in vigore, è solo il bail-in che non è in vigore. In realtà tutto ciò che è stato utilizzato per riuscire ad andare ad abbassare il valore di queste azioni, anzi ad azzerare, è contenuto in articoli che potranno essere utilizzati solo dal 1 gennaio 2016. Quindi secondo noi stanno facendo un abuso, un vero e proprio abuso. Non aggiungo altro e lascio la parola a Enrico Cappelletti, che ha da dirci delle cose sulle banche venete, sempre legato a questa questione. Grazie. Buongiorno a tutti, sì. L'argomento è chiaramente legato soprattutto per la drammaticità di quello di cui stiamo parlando, perché se l'argomento introdotto dai miei colleghi coinvolge circa 130.000 risparmiatori, l'argomento Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca coinvolge i risparmi di oltre 200.000 famiglie di tutta Italia. Ora, questa è una storia di cattiva amministrazione della banca. Di cattiva gestione sicuramente. Il Movimento 5 Stelle ha depositato ancora molto tempo addietro un esposto alla Procura della Repubblica di Vicenza ipotizzando tutta una serie di ipotesi di reato e rispetto alla responsabilità penale la magistratura fa il suo corso. Ma credo che in questa sede ci possa essere l'occasione per svolgere una considerazione invece più politica, ossia ciò che è andato ad aggravare la situazione, perché oggi gli azionisti delle due banche che ho citato rischiano di perdere l'80%, forse anche il 90% dei loro investimenti. L'origine di un accentuarsi così forte di questa problematica è da riferire a tre fattori. Primo, il decreto delle banche popolari che obbliga la trasformazione di questi istituti in società per azioni. Secondo, una sistema di supervisione chiaramente insufficiente, sicuramente inefficace e incapace di intervenire prima, quando ancora le cose potevano essere messe a posto senza ricorrere a questo sacrificio a cui vengono chiamati tutti gli azionisti. Terzo e non ultimo, la quotazione in borsa di questi istituti, che è bene ricordare non è obbligatoriamente prevista dal decreto sulle banche popolari, ma che sta, come per dire, agevolare una ipotesi di scalata che potesse essere messa a punto da un qualsiasi grande gruppo finanziario, italiano o non, proprio grazie al concatenarsi di questi tre elementi che io ho descritto. Un decreto del governo che calza a pennello, perché se io voglio scalare dalle banche popolari, che sono delle società cooperative, dove vige il voto capitario, non lo posso fare finché non le ho trasformate in società per azioni. E qui è chiaramente un bel aiuto arrivato dal governo e da questa maggioranza. Ma poi, se avessi avuto un sistema di controlli efficienti, non saremmo arrivati a questo punto e non ci sarebbe l'attesa di una quotazione disastrosa, se mi consentite il termine, attesa appunto per i corsi azionari di questi due istituti. Ad avere la peggio, quindi, si profila ancora una volta i cittadini e i risparmiatori. Ora mi si potrà dire sì, però qui stiamo argomentando, stiamo parlando di un investimento fatto in azioni, quindi in capitale di rischio della banca.
È vero, però si tratta di una valutazione delle azioni che è stata ridimensionata veramente nell'arco di un tempo estremamente ristretto, per non far pensare che evidentemente ci sono state delle situazioni poco chiare. Io mi riferisco in particolar modo a Veneto Banca. Alcuni giorni fa il Consiglio d'amministrazione ha diffuso il valore di 7,5 euro per azione riconosciuto nel caso di esercizio del diritto di recesso che viene concesso ogni qualvolta. Ovviamente c'è un cambio nella compagine sociale agli azionisti. Bene, questo valore di 7,5 euro, che è stato evidentemente frutto di una stima di soggetti competenti, solamente sei mesi fa un'analoga stima riportava un valore unitario dell'azione di Veneto Banca del 400% superiore. Quindi ci troviamo chiaramente in una situazione in cui tutto sembra essere fatto ad arte per creare e compromettere in maniera significativa i diritti degli azionisti. Noi cosa proponiamo come Movimento 5 Stelle, anche a livello locale in Veneto? Noi proponiamo di chiedere il rinvio della quotazione in borsa delle azioni dei due istituti. Questo per un motivo molto semplice: non si è mai visto prima che la decisione del timing dell'accesso in borsa venga nel momento di maggiore difficoltà di un istituto bancario, ma neppure di un'azienda più in generale. Ebbene, proprio oggi, in cui c'è un'instabilità di tipo economico e finanziaria e ci sono anche delle indagini pesanti della magistratura in corso, ci sembra il momento più sbagliato per quotare in borsa questi titoli. Il secondo punto è quello di comunque vedere applicata la clausola del 5%. La clausola del 5% è una clausola a cui ovviamente gli azionisti, il Consiglio di amministrazione, o meglio l'Assemblea degli azionisti, potrà avvalersi o meno, e rappresenta il quantitativo massimo di pacchetti azionari di cui si può avere la rappresentanza in assemblea degli azionisti. Questo ovviamente nell'interesse dei piccoli azionisti. Diamo poi indicazione, visto che tra qualche giorno ci sarà l'assemblea di Veneto Banca, di esprimere un voto no alla trasformazione in società per azioni. Questo perché c'è ancora tempo fino a dicembre 2016 per procedere ad una trasformazione sociale in questi termini. E in questo momento chiaramente sarebbe un'accelerazione verso il dirupo per quanto riguarda gli azionisti di queste due banche. Chiediamo infine, e veramente concludo, che sia disvelato l'accordo che soggiace a garantire l'acquisto dell'inoptato. Mi spiego, entrambi gli istituti hanno in corso un aumento di capitale rilevante, 1,5 miliardi l'uno e 1 miliardo l'altro, che sono aumenti di capitali che sono necessari naturalmente per ridare stabilità economico-finanziaria agli istituti, che sono stati garantiti da due grandi gruppi bancari italiani. Ecco, noi vorremmo sapere a quale valore delle azioni sono state garantite le coperture dell'inoptato. Infine chiediamo, e credo sia una richiesta di tutto buon senso, che si creino le condizioni perché chi in questo caso ha probabilmente le maggiori responsabilità, ossia gli oneri di controllo, ossia l'onere del controllo, ossia mi riferisco in principal modo, ma non solo, a Banca Italia, si assuma la responsabilità in primis di intervenire in qualche maniera anche per rimediare ad una situazione di cui in qualche maniera non si è riusciti a porre rimedio, con una disponibilità per
una copertura di garanzia proprio per l'inoptato nel caso ci fosse inoptato sull'aumento di capitale. Questo ovviamente nell'ottica, nella visione di tutelare questi il risparmio di 200.000 persone che sono sì azionisti di queste banche, ma sono anche costretti a vedere svalutato il valore del corso, il valore di questi istituti di riferimento, bancari di riferimento, non certo unicamente per mala gestione degli istituti stessi, ma anche per l'insieme delle concause che vi ho illustrato fino adesso. Grazie. Bene. Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. Grazie. Prima finiamo, poi facciamo le domande. Sì, scusi. Prima finiamo. Sì. Ringraziamo Enrico che ci ha fatto capire come la situazione che si sta sviluppando adesso nelle quattro banche commissariate e messe in liquidazione possa comunque degenerare poi anche in altre banche del territorio. Quindi veramente si sta gettando un grandissimo discredito sull'intero sistema e mondo bancario italiano. Aggiungo solo una piccolissima cosa che mi sono dimenticato di dire prima, è riferito alla famosa bad bank. Visto che vi è questa grande entità che gestirà tutte le sofferenze che erano presenti di proprietà delle vecchie banche, perché i vecchi azionisti e i vecchi obbligazionisti non potranno partecipare agli utili generati da questa bad bank che farà vendendo le sofferenze ad altri operatori del settore oppure le monetizzerà direttamente? Noi pensiamo che possa essere anche questa una soluzione valida per dare una risposta concreta ad obbligazionisti in prima istanza ed eventualmente anche agli azionisti di queste banche che sono stati dall'oggi al domani espropriati, secondo noi, dei loro risparmi. Non aggiungo altro e lascio la parola a Elio Lannutti, un grande esperto nei diritti degli utenti, soprattutto dei consumatori che hanno a che fare con banche e assicurazioni, e sicuramente potrà dirci la sua opinione su quanto fatto dal governo finora con questo decreto salvabanche e tutta la normativa europea riferita al salvataggio delle banche. Grazie. Grazie a tutti, grazie al Movimento 5 Stelle. Grazie agli auto-organizzati, alle vittime del risparmio tradito, quei cittadini che qualche giorno fa davanti a Montecitorio hanno protestato, povera gente, che un'informazione di regime di cinegiornali fanno passare per speculatori. Questi avevano i bond bancari sicuri al 2,5-3%. Nel 2007-2008 i BTP rendevano il 4-5%. Sul sito Patti Chiari dell'ABI, i titoli di Stato erano considerati a rischio. Quelle obbligazioni erano considerate sicure. Quindi questa è la premessa. Grazie Movimento 5 Stelle. C'è poco da aggiungere, se non che questa anticipazione del bail-in, che io ho definito un esproprio criminale del risparmio, che fa pagare la cattiva gestione, l'omessa vigilanza delle banche a correntisti, obbligazionisti e azionisti. Il senatore Cappelletti ha ricordato due banche del Veneto, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. All'interno di quelle banche, a parte le inchieste penali tardive che si sono attivate e che noi avevamo denunciato già dal 2008, tu volevi un fido? Volevi un mutuo? Dovevi acquistare le azioni, metodi estorsivi, e quelle azioni erano gonfiate. Noi denunciamo che quelle azioni erano gonfiate, 62,50 euro quelle della Popolare di Vicenza. Veneto Banca valgono 7,50 euro, Popolare di Vicenza, alcuni analisti dicono che non arrivano a 10. Da 62, che cosa? Dove erano le autorità di vigilanza? Dove era la Banca d'Italia? Che cosa faceva per salvaguardare il pubblico risparmio? Allora la Banca d'Italia deve pagare. Io suggerisco al Movimento 5 Stelle un emendamento ulteriore a quello che già è stato presentato. Ci sono riserve della Banca d'Italia superiori a 20 miliardi. In questo paese chi ha sbagliato deve pagare.
quindi deve pagare la Banca d'Italia, dovrebbe pagare la Consob. Perché, guardate, l'altra, diciamo, commissione di vigilanza pseudo-autorità ha comminato una sanzione a Zonin e complici di 72.000 euro a tutti, complessivamente, perché metodi estorsivi nel far diventare azionisti coloro che volevano avere un rapporto con la banca. Quindi c'è un ragazzo che si chiama D'Ambra, che è anche vicino al Movimento 5 Stelle, ha ricevuto per un comunicato che ha fatto una sanzione dalla Consob di oltre 100.000 euro. Allora io leggo oggi che Brunetta, il capogruppo di un partito politico qua dentro, della destra, ha proposto una commissione parlamentare d'inchiesta su Consob e Banca Italia. È già stata fatta dal Movimento 5 Stelle, quindi ci auguriamo che questa commissione d'inchiesta ci sia. Ultima cosa. Le vittime di Banca Italia, 130.000 di Banca Etruria, Cari Chieti, Banca Marche e Cari Ferrara, dove c'è stato un suicidio, Bonora si chiamava, il quale ha attribuito quel suicidio ai commissari della Banca d'Italia. Andatevela a leggere, sta nero su bianco su una dichiarazione, una lettera che aveva scritto a un giornale. Allora, le vittime di queste quattro banche, 130.000 e 200.000 e più, perché sono 118.000 gli azionisti di Banca Popolare di Vicenza e più di 80.000, quindi sono più di 210.000, hanno dignità. Abbiamo ascoltato alcune parole pronunciate da un signore che si chiama Padoan, il ministro dell'economia, il quale il 6 maggio raccontava alla commissione bilancio del Senato che il sistema bancario era solido, che ci si poteva fidare, e per decenni ci hanno detto che il sistema bancario italiano era solido, che noi dovevamo pagare i costi dei conti correnti 318 euro di costi di gestione, diciamo, in Italia rispetto a 114 dell'Europa, avevamo l'anatocismo, i mutui usurari, un punto in più grazie al sistema bancario solido. Con un tratto di penna questo sistema bancario solido è caduto. Allora, questi azionisti, e tra l'altro ringrazio ancora il Movimento 5 Stelle, mi hanno chiesto, i portavoce di queste vittime della Banca Italia, di portare il saluto e di portare il loro ringraziamento ancora una volta all'unica forza politica che stava in piazza l'altro ieri. Dov'erano gli altri maggiordomi dei banchieri? Dov'erano? Quindi hanno dignità. Abbiamo ascoltato che vorrebbero dare aiuti umanitari, ma sono profughi siriani. Questi risparmiatori hanno più dignità di governi maggiordomi della BCE e della Banca d'Italia, e queste elemosine non le accettano. Mi hanno detto che non si possono scambiare i diritti per elemosine di Stato. Questa è la situazione. Allora, per fortuna che c'è una rivolta, chiudo, perché la lezione francese a questa Europa della Troica, dei cleptocrati europei, del bail-in, i piccoli azionisti non gestiscono, sono stati tagliati fuori dal patto dei sindacati e devono pagare, quelli ai quali gli hanno estorto l'acquisto delle azioni devono pagare per la responsabilità delle banche e dei banchieri, quei banchieri che continuano a prendere diecine, hanno preso fino a 40 milioni di euro, non per aver portato valore, accresciuto il valore, ma per aver distrutto valore, rifiutano di pagare e la battaglia continuerà. Mi hanno detto, grazie al Movimento 5 Stelle, andremo avanti e vedremo in Parlamento chi continuerà a fare il maggiordomo di Banca d'Italia, di Visco e dei banchieri, e chi farà gli interessi dei risparmiatori. Grazie a tutti e grazie ancora una volta a voi. Se avete delle domande. Manolo Lanaro, il Fatto Quotidiano.it. Io volevo chiedere, l'ha accennato Lannutti, lo chiedo
a Villarosa, appunto su quanto detto dal ministro Padoan, che il governo sta studiando delle misure umanitarie per le fasce più deboli. Dice il ministro: l'idea è riconoscere che un gruppo di cittadini è in difficoltà economiche e quindi è un equivalente a una misura di sostegno alla povertà e non interferisce con il meccanismo finanziario e non si tratterebbe di un intervento che va in contrasto con la disciplina degli aiuti di Stato. Che cosa ne pensate di questo e appunto anche della proposta del presidente Brunetta, che ha parlato di una commissione d'inchiesta su l'operato, la mancata vigilanza, dice Brunetta, di Banca Italia e Consob? Grazie. Grazie per la domanda. Allora, commissione d'inchiesta noi ne abbiamo già chieste di tutti i tipi. Io ancora mi ricordo la richiesta di commissione d'inchiesta sul caso MPS, e qua mi piacerebbe ribadire per l'ennesima volta, perché più e più volte si parla di ma come, voi eravate contrari? No, noi non eravamo contrari all'utilizzo di fondi per risollevare una banca salvando azionisti e obbligazionisti, guadagnarci oppure entrare nell'azionariato. Noi non eravamo d'accordo all'utilizzo delle banche fatto dalla politica e alla distruzione delle banche fatta appunto dalla politica, e volevamo una commissione d'inchiesta su quello che era accaduto. Con Daniele abbiamo fatto una conferenza stampa su una persona che ha perso la vita in quelle occasioni. Rossi, conoscete tutti. La commissione d'inchiesta ci vuole, ma ci vuole su tutto il sistema bancario. Su tutto il sistema bancario. Perché dal 92, dal 36 al 92, questo sistema bancario ha sempre funzionato perfettamente. Se qualcuno faceva il furbo, veniva arrestato, ma il sistema reggeva, e reggeva per un semplice motivo, perché vi era una divisione tra banche d'affari e banche commerciali. Quindi il corpo con i titoli tossici non toccava il corpo che investiva nell'economia reale, nell'impresa, e la faceva sollevare. Il banchiere conosceva l'imprenditore, conosceva il progetto dell'imprenditore e cercava di investire con l'imprenditore. Il sistema bancario è un sistema che serve a un paese, non può essere dato in mano a speculatori, che non sono i 130.000 azionisti e obbligazionisti, perché io ancora il viso di quel signore di 79 anni, anzi della figlia, perché poi era la figlia che piangeva, ho il papà di 79 anni con un 100% di invalidità e me lo vai a chiamare speculatore. Cioè non esiste. Il sistema bancario è un sistema che serve al paese, che deve far sviluppare le imprese e creare posti di lavoro, e deve essere tutelato dallo Stato. L'articolo 47 parla di tutela del risparmio, e qua vi vorrei sollevare un altro problema. Lo stesso fondo tutela depositanti attualmente in vigore secondo me è incostituzionale, perché il deposito va tutelato al 100%, non fino a 100.000 euro. Perché imprese con 40-50 dipendenti, 60 dipendenti, ce li hanno 100.000 euro nel conto corrente per pagare i fornitori, per pagare i dipendenti. Devono fallire da un momento all'altro per quale motivo? Perché una banca che ha preso i suoi soldi e li ha investiti per guadagnarci, i suoi soldi depositati, quindi non obbligazioni, non azioni, ha amministrato male, ha fatto il furbo e ha fatto saltare una banca, e deve saltare anche l'imprenditore che semplicemente ha depositato i fondi là perché è l'unico modo per poterli utilizzare, perché se deve pagare fornitori e dipendenti li deve pagare per forza col conto corrente bancario. Quindi commissione d'inchiesta immediatamente, vediamo se effettivamente anche Forza Italia ci darà una mano per cercare di spingerla, visto che ci state comunicando che stamattina anche Brunetta ha chiesto una commissione d'inchiesta, quindi speriamo sia la verità e speriamo che lo vogliano fare anche gli altri. Su Padoan mi piacerebbe prendermi molto tempo, ti rispondo, però mi piacerebbe che sollevaste tutti quanti dei dubbi sulla mia tesi che vi esporrò, perché a noi ci è stato detto che l'unico modo di affrontare questa crisi era questo, perché il fondo tutela non poteva essere utilizzato. E vi ribadisco
che il bail-in entra in vigore il 1 gennaio 2016, che il fondo tutela ha operato a febbraio, che il fondo tutela, vi potrei elencare tutte le operazioni che ha fatto, e il fondo tutela, per esempio col credito romagnolo, questo è un esempio, col credito romagnolo, se non sbaglio nel 2011, quindi quando erano in vigore gli aiuti di Stato di cui parla Padoan e per i quali non si potrebbe utilizzare il fondo tutela, è stato utilizzato e in un anno ha risollevato il credito romagnolo. Perché? Perché cosa si fa? Si va in amministrazione straordinaria. Amministrazione straordinaria, tra altre cose, è una legge della sinistra, se non sbaglio di Prodi. Si va in amministrazione straordinaria nel momento in cui si riesce a capire, ad esempio vendendo immobili o sistemando alcuni cespiti del bilancio, si riesce a capire che l'azienda può risollevarsi con l'aiuto del fondo tutela depositanti, si risolleva la banca. Gli azionisti probabilmente perderanno un po' del valore, ma non vedranno espropriate, perché non hanno più in mano niente gli azionisti. Non è che hanno perso il valore delle azioni, come sarebbe logico, non hanno più l'azione in mano. Non hanno più l'azione in mano, questa è una cosa che dobbiamo ribadire più e più volte. Qui c'è stata una confisca delle azioni. Quindi il fondo tutela depositanti non regge. Gli aiuti di Stato non reggono. Ma altra cosa importante, Maccarone secondo me ha lanciato un guanto di sfida al governo, il presidente del fondo tutela depositanti, perché quando è stato bloccato, lui è riuscito in una settimana, correggetemi se sbaglio, in una settimana a modificare la contribuzione obbligatoria al fondo in una contribuzione volontaria. Cioè il governo gli ha detto, Padoan gli ha detto, e tu non puoi essere utilizzato perché i contributi sono obbligatori. Aspetta, dammi una settimana e ti sistemo la contribuzione, modifico lo statuto e diventano volontari. Se ne sono fregati. Ora la contribuzione al fondo tutela depositanti è volontaria, la contribuzione al fondo di risoluzione è obbligatoria. Quindi aiuti di Stato, quindi bailout. Padoan deve, ora lo incontreremo, lo abbiamo voluto, purtroppo sai, il question time i minuti sono pochi per poter controbattere, io vi inviterei al dibattito che avremo con Padoan, così vediamo cosa ci dirà, perché ogni sua risposta al nostro question time l'abbiamo smontata e non me ne vado da qua finché non risponderò a tutte le vostre domande in merito a questo question time e ai problemi sollevati dal governo. Posso fare un Luca Monticelli della Dire? Allora io volevo chiedere o a Pesco o a Villarosa, volevo fare una domanda più legata, diciamo, ai lavori della commissione bilancio sulla stabilità. Allora, siccome il governo ha detto che non prende in considerazione nessun tipo di proposta di modifica legata alla procedura di risoluzione avviata sulle quattro banche e che si sta teoricamente discutendo, esaminando, i relatori stanno esaminando le varie proposte che sono state presentate per tutelare in qualche modo questi risparmiatori che hanno sottoscritto delle obbligazioni subordinate. Ci sono una trentina di emendamenti accantonati, tra cui molti vostri. Volevo capire, ma in merito, diciamo, alla prospettiva che è stata in qualche modo annunciata dal governo su quello di agire con un fondo di solidarietà o un fondo di welfare a sostegno di fasce deboli, che poi bisogna vedere quali saranno i paletti per riconoscere queste fasce deboli. Volevo capire se nell'ambito dei vostri emendamenti accantonati c'è qualcosa che può essere preso in considerazione da questo punto di vista, sul quale voi magari puntate. Noi abbiamo fatto delle proposte serie, questo governo non le ha fatte. Gli emendamenti accantonati secondo noi sono proposte serie e riassumono un po' quello che vi ho raccontato prima, cioè intervento dello Stato attraverso un fondo del MEF oppure intervento del fondo interbancario, però ci hanno già detto che di questi emendamenti tengono buona solo la parte riferita agli obbligazionisti. In alcuni di questi abbiamo parlato solo di obbligazionisti, perché noi proposte logicamente ne abbiamo fatte tante e sembra che tengano buone solo perché parliamo solo di obbligazionisti, tutto il resto invece non viene neanche considerato. Quindi noi con un governo così veramente abbiamo poco da spartire, nel senso che le loro idee non le condividiamo. Il fatto che vogliano dare un aiuto umanitario a queste persone, ad alcune di queste persone, è veramente una scelta che noi
non possiamo tollerare. Queste persone sono state, secondo noi, truffate. Sono state truffate non direttamente dalle banche, dal fatto che non è stata fatta attuata una vigilanza fatta bene. Può essere. Comunque queste persone sono state incentivate, invogliate ad acquistare delle obbligazioni, che poi ricordiamo i rendimenti di queste obbligazioni. Certe rendevano l'Euribor più lo 0,9%, quindi praticamente quasi meno di un titolo di Stato. Quindi veramente erano considerate obbligazioni più che solide. Andare a cercare tra queste persone quelli che sono, che stanno peggio, per riuscire a dare... Certo. No, ma io no, la cosa. Allora, lei sa se ha un'azione subordinata nel suo portafoglio titoli? Il 90% dei cittadini italiani non sanno di 60 miliardi di obbligazioni subordinate se in pancia al loro portafoglio titoli. Quelle obbligazioni erano bollinate con il massimo di affidabilità dal sito Patti Chiari, quel sito che nel 2008, poco prima del fallimento della Lehman Brothers, dava il massimo dell'affidabilità. Allora uno di chi si fida? Si fidava del proprio direttore di banca, addirittura hanno dismesso i BTP perché erano considerati rischiosi. Quindi il fatto è inaccettabile che i risparmiatori passino per speculatori, lo ripeto, è inaccettabile, soprattutto dai cinegiornali, inaccettabili. Quindi per favore dobbiamo rispedire al mittente il fatto che siano stati degli speculatori, erano pensionati, li abbiamo visto, avevano messo tutto il loro risparmio. L'ultima cosa e chiudo, bisogna andare a verificare in banca per evitare il rischio contagio. Ce lo ricordiamo quello che è accaduto in Irlanda, le file agli sportelli? Io mi auguro che non ci sia questo rischio, ma se la Banca d'Italia non dovesse risarcire le proprie vittime, temo che questo rischio ci potrà essere anche in Italia, perché dal 1 gennaio chi non gestisce una banca, chi è obbligato ad avere un conto corrente in banca, chi è stato, diciamo, obbligato ad acquistare le azioni non potrà pagare per l'omessa vigilanza di Banca Italia e BCE e per l'omessa, diciamo, vigilanza di coloro che si prendono tanti soldi e poi i rischi sono addossati alla povera gente. Ma volevo aggiungere che le lower tier 2, obbligazioni subordinate, sono tipicamente messe con scadenza a 10 anni e non possono avere una scadenza inferiore ai 5 anni. Abbiamo pensionati, come dicevo, io lo posso capire che l'obbligazione subordinata ha un rischio, ma ribadisco che è un rischio che mai nessuno ha preso in questo paese, perché sono sempre state affrontate in maniera differente. È un rischio, ripeto, evitabile con la divisione tra banche d'affari e banche commerciali. Ma non solo, cioè la preoccupazione è che noi, voi, facciamo passare un principio che è sbagliato, perché vorrei ricordare a tutti voi che all'interno del bail-in ci sono anche i depositi. Cioè questo governo ha recepito e accettato e ha votato qui e in Europa il bail-in. Cioè chi ha un deposito, una qualsiasi azienda con più di 30-35 dipendenti, chi ha un deposito più di 100.000 euro è... Elio ci ha più volte ricordato che in Italia i depositi costano più che in tutta Europa i conti correnti, giusto? Cosa devo fare? Devo avere 3-4 conti correnti per gestire la mia azienda? Devo aumentare i costi della mia impresa? Perché? Perché un governo ha deciso che il mio deposito, che non ha assunto nessun rischio, non deve assumere nessun rischio, può scomparire se una banca fallisce. E ripeto, non c'è una banca che fallisce per la sua operatività.
C'è una banca che fallisce per la delinquenza di chi amministra. L'ultima cosa e chiudo. 1929, crisi mondiale. 1933, America si dota della Glass-Steagall Act, divisione banche d'affari e banche commerciali. Vuoi investire nei titoli rischiosi? Fallo. Non hai nessun tipo di problema, fallo. Ma non mi infettare il mercato dell'economia reale. Viene introdotta la Glass-Steagall Act. In Italia arriva la crisi dopo un po' più di anni, dopo tre anni. Nel 1936 anche noi facciamo una nostra legge che suddivide in maniera temporale, quindi anche in Italia, istituti di credito speciale e banche nazionali, viene suddivisa l'operatività tra banche commerciali e banche d'affari, in maniera indiretta, non come in America. 1993, TUB, eliminata la legge del 36 quasi totalmente, le banche possono fare quello che vogliono. 2000, eliminata la Glass-Steagall Act con Clinton in America. 2008, scoppia la crisi mondiale. Allora, le soluzioni ce le abbiamo sotto gli occhi, tutti. Le soluzioni sono sotto gli occhi. Poi abbiamo una vigilanza, e veramente chiudo, Consob. Allora, Vegas mi deve spiegare come fa a dichiarare che Banca Marche avrebbe nascosto alle autorità di vigilanza l'ispezione di Banca d'Italia. Ma se Banca d'Italia è l'autorità di vigilanza? Ma è Banca Marche che doveva dire a Consob che Banca d'Italia aveva fatto l'ispezione? Ci sono troppe cose che non tornano. Troppe cose che non tornano, principalmente nella vigilanza, sia di Consob che di Banca d'Italia. E i dividendi per salvare gli obbligazionisti, 700 milioni, dati da Banca d'Italia, Banca dei cittadini italiani, a banche private che ne posseggono, per un errore del 93 del TUB, che ne posseggono la proprietà, hanno preso nel 2013 380 milioni di euro le banche private. Questi sono aiuti di Stato, perché la banca è pubblica, la Banca d'Italia. Questi sono aiuti di Stato, 380 milioni di euro e 340 nel 2014, quando prima della riforma del IMU Banca d'Italia ne avevano presi 70 milioni in un anno, quindi 400 milioni dei dividendi di Banca d'Italia. Riduciamo un po' la deducibilità degli interessi passivi, che oggi viene garantita fino al 96% alle banche, la portiamo al 93%, la portiamo al 92%, siamo arrivati ai 700 milioni per salvare gli obbligazionisti. E non è quello che ci soddisfa, perché quello che ci soddisfa è un sistema bancario o uno Stato che sistema il suo mercato bancario. Quello ci soddisfa. Però per salvare li possiamo salvare tutti. Gli aiuti umanitari, ripeto, anzi ha detto Elio ed è perfetta, non sono profughi siriani. Sono cittadini italiani che devono essere tutelati da questa Repubblica e dalla Costituzione di questa Repubblica. Scusate se mi scaldo. Il problema fondamentale è lontano, perché il primo scoppio di banche è stata quella del Banco di Roma nel 1932-33. Che succede? No, vi do subito le coordinate. Da lì nasce un problema di fondo, poi l'articolo 47 viene molto dopo. Ecco, qui c'è la legge bancaria, il risparmio è fondamentale per il pubblico, per i cittadini, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, allora nasce il finanziamento a queste banche che erano a pezzi, e il professor Alberto De Stefani scrive un bellissimo libro che io dalle sue mani ho avuto gentilmente, si chiama Baraonda Bancaria, che spiega tutto. De Stefani è stato ministro del tesoro, eccetera, un luminare dell'economia. Questi sono stati finanziati dallo Stato, la banca ha dato i soldi a queste banche, che ovviamente dicono queste banche, questi soldi non ci sono mai stati, robetta così. Ecco, questo è, ritorniamo ai fondi delle quote Banca Italia, questo è il punto fondamentale. Questi sono banditi, e noi state facendo il giro intorno a Roma, si dice intorno alla rotonda. Questi sono banditi veri e propri, nascondono più aperto, bellissimo, belle parole. Ma la realtà nasce da lontano, arriva qui. Perché hanno messo l'articolo 47? Perché conoscevano che compari avevano a tavola. Questo è il punto fondamentale. Quindi noi abbiamo avuto il tango bond, no? Il tango bond, voi ricorderete, che c'era il crollo in Argentina, però i nostri comparielli qua nelle banche, questi sono sicuri, comprali, comprali. Sì, chiudo.
Vale, vale.